Benvenuti al Vlogmas numero 11. Allora, oggi andiamo a fare una consegna speciale per un'amica, mia amica d'infanzia, ci conosciamo dall'asilo, che si sposa. Quindi, oltre a fare la consegna speciale, sarò al suo matrimonio e vi faccio vedere un po' quello che è successo. Un video breve, simpatico, è fatto pieno di ricordi, un viaggio fatto di amici, di una vita che non vedevo da un sacco di tempo. Che spettacolo, bello bello. Peccato che ci sono solo questi eventi per potersi vedere adesso, perché oramai viviamo tutti da una parte o dall'altra ed è un casino. Però bello bello, quindi godetevi il video, ci vediamo dopo. Di farvi vedere qualche topper, perché lo vedrete qui, e cercate di resistere fino alla fine, non skippate il video in avanti, mi raccomando. Il posto è meraviglioso, siamo a Salerno, al Grand Hotel Salerno, e c'è tutto il mare lì in tempesta, è qualcosa, sembra di stare su una nave da crociera praticamente. Ragazzi, uno snowflake bookmark per i libri, è bellissimo, che bello. Mi devo registrare, devo metterlo nel video. Raga, non abbiamo bevuto, ma no, lui non ha bevuto. No. Secondo il prete, questi due ragazzi neo sposati, neo marito e moglie, devono fare un figlio stasera. Ma stasera. Subito. Guarda la luce di Dina. E così sarà. Stasera avremo un piccolo angelo e una piccola Mariangela. Un piccolo capriolo e una Ragazzi, le candele dei tavoli sono spente, è una cosa assurda. Adesso le accendiamo tutte quante. La noia, noia, noia. La missione continua, mancano 1, 2, 3, 4, 5 tavoli. Dobbiamo accendere le candele, scusateci. Ce l'abbiamo fatta, missione candele accese ovunque. I camerieri non volevano farci accendere le candele, mi hanno guardato storto. Ma grazie a questa donna ce l'abbiamo fatta.
Bella, non l'avete vista? Vedi, c'è lo sguardo assatanato. Sì, guarda. Infatti devo dire, insomma, di guardare, di accendere le luci. Sì, come ho fatto? Ce l'ha reso. Sono tornato a casa, il cappotto è lì, tutto bello incellofanato, dovevo portare tutto alla lavanderia. Stanchissimo, matrimonio assurdo, bello, bello rivedere tanta gente. Ho rubato sui tavoli tantissimi fiocchi di neve che c'erano come segnaposti, che erano praticamente dei bookmark, no? Dei segnalibri. E siccome la gente li ha lasciati lì sul tavolo, ho detto che peccato, li userò per l'albero di Natale. Uno l'ho tenuto per i libri e un altro lo userò per l'albero di Natale. Scusa Mary, ma mi piaceva un sacco. Che figura di merda. Vabbè, scherzavo. Comunque, il vlogmas finisce qui. Vi ringrazio per essere stati con me. In questo viaggio vi ho fatto scoprire un po' di persone che hanno contribuito proprio nella mia gioventù a diventare quello che sono, praticamente. Un pazzo. Sì, Freya. Vabbè, ci sentiamo domani. Sì. Ciao. Eccola arrivata. Vuoi salutare? E lo sai, bebè, fammi, hai ragione. Devi aspettare l'orario tuo. Hai già mangiato quello che dovevi mangiare. Un bacio, acchiappatevi, ciao. Ah no, dobbiamo aprire il calendario di Harry Potter, me l'ho dimenticato. Adesso lo andiamo a prendere. Andiamo a vedere che cosa c'è in questo giorno, numero 11. Stanno cadendo tutti i personaggi ovunque, cioè c'è Draco che è arrivato al numero 11 in futuro. Ma finalmente ci facciamo vedere, caro Harry. Eccolo qui, Harry Uscio. Aspetta, lo faccio, eccolo qua. Harry con gli occhiali rotti, è bellissimo. Cioè, che figata, con la camicia a quadri, proprio come la scena del film. Adoro. Bello. Ci vediamo domani. Ciao, acchiappatevi, ciao.